Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia, edizione flash del sabato, che comincia con la cronaca. Hanno fatto saltare un bancomat della banca di credito del Metauro in piena notte, poi sono scappati con il bottino, circa 40.000 euro. È successo a Orciano, nella centralissima Viale Matteotti. Con la tecnica del gas i banditi hanno provocato l'esplosione aprendo così i cassetti del bancomat che contengono le banconote. La deflagrazione ha svegliato molti residenti del paese che hanno avvisato i carabinieri giunti sul posto da Mondavio e da Fano. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'istituto di credito. Si sono insediati oggi i seggi elettorali con annessa autenticazione e timbratura delle schede di voto per l'espletamento del voto previsto per domani mattina dalle 7 alle 23, relativo al rinnovo di 7 consigli regionali e 742 consigli comunali. Nella giornata di oggi è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Nelle Marche sono 5 i candidati presidenti, tra loro quello uscente Gianmario Spacca in lizza per la terza volta dopo aver rotto con il centro-sinistra, questa volta sostenuto da Marche 2020, la sua lista in cui sono confluiti anche candidati di Area Popolare e Forza Italia. L'ex sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli, sostenuto da PD, Uniti per le Marche e Popolari Marche UDC. E ancora Gianni Maggi di Movimento 5 Stelle, Edoardo Mentrasti, altre Marche Sinistra Unita, Francesco Acquaroli con la coalizione Centrodestra Marche, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e Lega. La candidatura di Acquaroli è stata depositata dalla leader di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni. La disaffezione che porta all'estensione non è certo buona, per cui bisogna reagire. Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della CEI, a margine del convegno sulla scuola in programma a Genova, sul tema del rischio di un forte astensionismo alle elezioni regionali. Il cardinale ha detto: non dobbiamo lasciarci schiacciare da cattivi esempi, da opinioni generali o da pregiudizi di parte. Non dobbiamo lasciarci scoraggiare, quindi rinunciare al nostro diritto e dovere di partecipare alle elezioni a qualunque livello esse si pongano. Questa mattina l'onorevole Lara Ricciati di Sella ha visitato la casa di reclusione di Fossombrone. Ho scelto questa giornata di silenzio elettorale per visitare una struttura dove regna un silenzio rumoroso, ha affermato Ricciati al termine della visita. Come gesto di attenzione verso persone alle quali nessuno fa più nemmeno promesse. Domenica Fano si trasformerà in città da giocare dalle 16 alle 22 in Viale Gramsci, nell'area del Pincio e nelle vie limitrofe. Il programma prevede alle 16, lungo il viale dove si svolge il carnevale invernale, l'inaugurazione dell'albero con il consiglio dei bambini e le autorità civili. Laboratori a cura di associazioni, gruppi sportivi, mostre ed esibizioni delle scuole. Alle 18.30 l'allestimento dell'albero. Ogni partecipante contribuirà alla decorazione del simbolo della manifestazione che dai prossimi giorni poi verrà posizionata stabilmente nella sede del municipio in via San Francesco come simbolo della città delle bambine e dei bambini. Oggi e domani si terrà a Fano la festa della mietitura. Domenica al mattino si terrà l'assemblea ordinaria dei soci della cooperativa Falcineto, mentre dalle 15 appuntamento con la rievocazione della falciatura, aratura e della trebbiatura, con le prove in campo di aratura, estirpatura e fresatura. Dalle 18 a Falcineto Park si terrà l'esibizione dei maestri di ballo delle scuole di danze sportive. Sia questa sera che domani si potrà pranzare e cenare negli stand allestiti all'esterno della struttura. Lo sport allo stadio Mancini di Fano. Domani pomeriggio alle 16 l'Alma Juventus Fano ospiterà la partita di playoff contro lo Scandicci. Ricordiamo che gli abbonamenti non saranno validi, per cui per entrare allo stadio occorre acquistare il biglietto. In curva al prezzo di 8 euro, in gradinata 12, tribuna 20 e poltronissima 25 euro. In caso di parità, al termine dei 90 minuti ci saranno i calci di rigore. E come sempre vi ricordo che la partita integrale con la telecronaca di Sergio Catalani verrà trasmessa qui su Fano TV lunedì sera dopo il telegiornale.
Ed è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.